giù, fino all'estremo su. Sopra le verde bianche, sulle onde blu, sopra noi, ci fa credere in noi, racconta di noi, e insieme cantiamo per te. Di dire con una gran punta di soddisfazione, perché stasera accanto a me ho l'onore e il piacere di avere, con la sua solidarietà, la sua disponibilità a portare avanti progetti di sviluppo concreti per questo Paese, ed è la presenza dell'onorevole Titti Bufardeci, vicepresidente della Regione Siciliana e assessore al turismo. Al di là di quello che in questo momento rappresenta l'onorevole Bufardeci, la sua presenza ha un significato profondo, perché avere accanto a me un uomo che ha dimostrato un grandissimo impegno nella vita politica e nella vita amministrativa alla quale si è dedicato e si è speso, riuscendo a ricanalizzare in forme veramente efficienti quello che sono gli aspetti organizzativi, dalle cose minimali quale potrebbe essere il traffico, ai grandi flussi turistici della città di Siracusa. Oggi chi di voi passeggia per le strade di Ortigia si rende conto di essere al centro del Mediterraneo, per la valorizzazione dei beni culturali, per la capacità di attrazione che questa città è riuscita a dare. Questo merito è dell'onorevole Titti Bufardeci, che ora è stato chiamato dal partito, perché ne ha soppesato le qualità, a un ruolo molto più importante, il ruolo regionale che già aveva ricoperto negli anni passati dal 94 in poi. Riprende le fila di un discorso che vuole rilanciare la Sicilia in una delle sue caratteristiche fondamentali, quelle del turismo. E voi sapete che il turismo per noi è un settore molto importante. Importante perché questa città, come precedentemente è stato detto, è un unicum nel suo genere, per le stratificazioni di natura archeologica e monumentale, che l'ha portato ad avere il marchio di qualità dell'UNESCO. Turismo che una volta era una risorsa importantissima. Quanti di voi ricordano le grandi manifestazioni che avvenivano al Teatro Greco? Oggi il Teatro Greco, io ho sentito poc'anzi chi mi ha preceduto, ha detto che l'obiettivo della fruibilità dei beni archeologici è già consolidata. Ma dico, quanti di voi sono stati a visitare il Teatro Greco in questo periodo? È uno sciame, è pieno di erbacce che crescono in maniera incontrollata e sostanzialmente occludono la visione di monumenti importanti, quali la Strada Romana, le Latomie dell'Intagliata e dell'Intagliatella. Poi non parliamo dei santoni, in cui è impossibile accedere perché anche i varchi sono sostanzialmente murati. Quindi tutto quello che si è speso mi pare che sia stato estremamente parcellare e irrisorio. Oggi bisogna proiettarsi verso cose molto, ma molto più serie, verso una progettualità diversa. Avete sentito parlare del Festival Internazionale Classico del Teatro dei Giovani, che è una manifestazione importantissima, che lancia il suo messaggio a livello europeo. Voi sapete che vengono a recitare gruppi persino dalla Tunisia, dalla Spagna, dei paesi dell'Est. Ma questo festival, che fu concepito dal grande amore e dalla grande, come dire, conoscenza del mondo classico di Giusto Monaco, oggi rischia veramente di fallire. E ci sono
molte ma molte istituzioni che tendono a sottrarcelo per portarlo in altra sede. Ma che attenzione si può avere verso il Festival Internazionale Classico dei Giovani quando alla sua inaugurazione, il giorno 7, pensate che era presente il sindaco di Kyoto e non era presente nessun esponente della nostra amministrazione. Questo è l'atto di sensibilità che questa amministrazione ha per i problemi del Paese. L'altra grande manifestazione che purtroppo sta scemando, sta perdendo la sua valenza, che la rendeva veramente al centro degli interessi turistici, è la manifestazione del Carnevale. Calotitti, il Carnevale di Palazzolo, era un carnevale particolare. Affondava le sue radici nel cosiddetto acetum italicum, cioè la capacità dello sberleffo, la capacità della satira. Aveva un'anima particolare che coinvolgeva i turisti che venivano, perché i palazzolesi avevano questa capacità di renderlo vivo, spensierato, bello, importante. E sapete cos'era per i commercianti? L'afflusso turistico che questa manifestazione portava era enorme. Oggi è una manifestazione in consunzione. Ha operato un doppio danno, perché da un canto sostanzialmente non è stata in grado di rigenerarsi, di avere una prospettiva diversa, dall'altro molti degli artigiani che lavoravano alla cartapesta, forse i più brillanti, per tutta una serie di problematiche che voi sapete, o di favoritismi particolari e sotterranei, hanno finito per abbandonare la piazza di Palazzolo e sono dovuti andare con i loro carri a sfilare nelle più prestigiose manifestazioni carnevalesche di Ecireale o di Sciacca. E allora io mi sento, caro Ditti, in questa piazza, per quel discorso di unione, di programmazione che vogliamo portare avanti, mi sento di chiederti un impegno. L'impegno è di far entrare il Carnevale di Palazzolo in un più ampio circuito di finanziamento regionale, perché il Carnevale di Palazzolo è forse il carnevale più antico della Sicilia e ha un aspetto valoriale particolare. La seconda cosa è che bisogna puntellare attraverso tutta una serie di iniziative collaterali il Festival Internazionale Classico dei Giovani, di modo che possa avere quel respiro più ampio che lo possa porre all'attenzione non solo dell'Italia ma dell'Europa intera. Ma vorrei, al di là di questi due fattori del turismo, porre l'attenzione su una cosa importantissima. Il nostro paese purtroppo è isolato dai grandi flussi viari. Noi abbiamo una strada solo di collegamento e dobbiamo dire grazie all'onorevole Carlo Giuliano che allora progettò e fece realizzare la Mare Monti, se no saremmo rimasti isolati dai grandi circuiti. Oggi c'è la necessità di programmare, progettare, realizzare quei due famosi assi di penetrazione che ci consentono anche di creare quel circuito del barocco degli Iblei importantissimo che possa portare qui gente che ama visitare queste nostre zone. La strada di penetrazione verso Noto e la strada di penetrazione verso il Ragusano, perché questi due vettori potrebbero rideterminare ecoflussi, ma soprattutto interscambi. Vedete, si fa un gran parlare oggi di sviluppo. Ci sono due fondamentali linee di sviluppo, quello estrovertito e quello autocentrato. Palazzolo oggi vive di uno sviluppo autocentrato, perché gli scambi verso l'esterno sono minimali, perché mancano questi vettori, questi assi, come dire, privilegiati di comunicazione. Noi dobbiamo puntare a questo tipo di sviluppo, estrovertito, con una comunicazione intensa verso la zona degli Iblei e verso la zona del sud della nostra provincia. Ma mi viene di pensare anche, abbiamo sentito belle parole, Frigo Macello, mi diceva qualcuno sommessamente in maniera ironica, io sono convinto che quando realizzeranno il Frigo Macello di allevatori ce ne saranno pochissimi, forse uno o due,
perché queste sono opere che avrebbero potuto fare, dico, in 10 anni, va, non ci nascondiamo dietro il dito. Abbiamo avuto un'amministrazione che in 10 anni avrebbe potuto realizzare opere che avrebbero potuto cambiare la realtà economica del nostro paese. E in effetti invece ci siamo, come dire, adagiati su una gestione del quotidiano, sulla gestione dell'ascolto. Poi se questo ascolto era più o meno interessato, lo lascio all'intelligenza di tutti voi. Ma io chiederei a chi mi ha preceduto, ma ha fatto un giro nelle contrade, in questi nostri agricoltori, in questi nostri allevatori, che vivono quotidianamente la sofferenza del lavoro dei campi, che non conoscono ferie, non conoscono momenti di pausa, che si alzano all'alba e vanno al tramonto a letto dopo aver, come dire, prodigato la loro opera di lavoro in maniera continua, con amore, con dedizione. Ma io chiederei a questi signori, ma ve lo siete fatto un giro nelle contrade? Sapete il problema della sicurezza che attanaglia le nostre contrade? Sapete quanto è grande il fenomeno dell'abigeato nelle nostre contrade? Sapete che si rubano i trattori, si rubano le pompe sommerse, si rubano la qualsiasi? E a un'amministrazione che ha cura, la cura del territorio, la prima cosa è la sicurezza, una cosa importantissima. Ma vogliamo trasformare questi nostri operatori in una nuova classe dei vinti di sapore verghiano? Ma voi pensate minimamente che questa gente ormai è rassegnata di fronte a una grande e iniqua ingiustizia che è stata perpetrata nei confronti di Palazzolo e che riguarda il territorio, il riscatto delle nostre zone, che ancora debbono essere relegati alla giurisdizione di Noto? La mia coscienza grida vendetta di fronte a queste cose. Cosa ha fatto questa amministrazione in 10 anni se non partorire una legge che è andata ad imbrigliarsi in corsi e ricorsi di fronte al Consiglio di Giustizia Amministrativo o altro ente che non ricordo bene? Questo è uno degli obiettivi precipui, perché chi gira queste contrade e parla con questa gente in maniera rassegnata mi dice: dottore, io non la posso votare perché sono residente a Noto pur essendo un palazzolese. E sono cose queste di poco conto. Io credo che un'amministrazione gioca la sua forza, la sua capacità di essere viva, attuale, solo se riesce a dare risposte serie sui grandi problemi del paese. E allora questi sono i grandi vettori, ce ne sono tanti altri. Mi verrebbe di parlare dell'ecologia, mi verrebbe di parlare della raccolta differenziata, sì, ma no. Un'amministrazione che ha cura di determinate cose intanto pensa all'ordinario, io credo. Ma voi girate le strade del paese? Ma avete visto mai il paese così sporco quando Palazzolo era il fiore all'occhiello della pulizia della provincia di Siracusa? I siracusani, i forestieri che venivano a Palazzolo, la nota distintiva era la pulizia che si respirava all'interno del centro abitato. Ma giratevi oggi i cortili, le erbacce che crescono, le deiezioni dei piccioni che sono ammassati a chili negli angoli delle strade. E questa, voi mi volete dire che cura per il paese? No, no. Abbiamo una visione del paese completamente diversa, completamente antitetica. Io mi auguro di... non può essere esaustivo chiaramente un intervento, perché ci sono tante tante cose da dire. Io dico solo una cosa: questi programmi che vengono distribuiti, se li sovrapponete l'uno all'altro, dicono le stesse cose. Io potrei togliere la copertina di questo mio programma, inserire quella di Noi per Palazzolo, Rinnovamento, cioè voglio dire che poi il buonsenso, la capacità di amministrare, in fondo è comune, gli obiettivi sono quelli. Ma in 14 anni questa gente, che in maniera semantica sempre e costantemente usa il futuro, ma che cosa ha realizzato di grande? Ma che cosa ha realizzato? Recuperiamo allora la nostra capacità di determinare in forma autorevole la nostra capacità di votare. Diamo una spallata, la svolta parte da voi per colorare le vostre speranze. E passo la parola all'onorevole Buffardeci, grazie.
Amiche ed amici di Palazzolo, è per me motivo di grande soddisfazione essere qui questa sera, a pochi giorni da un riconoscimento come quello che ho avuto per il ruolo di vicepresidente di questa regione, con l'assegnazione di una delega particolarmente importante per la Sicilia, ma se mi permettete particolarmente significativa per la provincia di Siracusa, qual è quella del turismo, comunicazioni e trasporti. E per me è motivo anche di grande compiacimento aver ascoltato Salvo Guglielmino, per averlo ascoltato e avere sentito delle cose giuste, dette con la giusta enfasi, con quella passione che testimonia l'amore per il proprio paese e soprattutto per la chiarezza delle idee. Sono stati fatti riferimenti ad alcuni temi, anche io mi permetterò di soffermarmi su alcuni di questi, anche per rispondere alla richiesta di impegno che è stata formulata nei miei confronti, ovviamente innanzitutto per quel che riguarda la mia rubrica del turismo. Ma se mi permettete, io mi pongo un po' nella condizione del cittadino, dell'elettore, che ascolta tanti. Come diceva Salvo Guglielmino, magari sfoglia un programma e lo trova molto simile, se non identico a quello degli altri. Ascolta tanti salire su un palco, parlare, e si interroga poi sul perché della credibilità di quella coalizione, di quel candidato rispetto ad altri. E si interroga anche su quello che vuole effettivamente, che ritiene essere utile per il cittadino, che ritiene porsi la domanda: ma tu amministrazione che cosa ti poni effettivamente come tua azione politica e amministrativa per venire incontro alle istanze e alle esigenze dello sviluppo dell'economia e della crescita di un territorio? Io credo che Salvo Guglielmino ha tratteggiato alcuni punti. Io, prima di soffermarmi su quelli specifici, faccio un riferimento a una tradizione, a una storia che è propria di Palazzolo. Palazzolo è paese importante, contraddistinto non soltanto dalla beltà dei luoghi, poi riconosciuti addirittura patrimonio dell'umanità, per la sua aria, per la sua condizione di paese dove si sta bene a villeggiare, a trascorrere serenamente le giornate, è il luogo dove prodotti enogastronomici sono parte significativa anche dell'attrazione, ma è il luogo innanzitutto della tradizione tipica dei prodotti della nostra terra, è il luogo tipico dell'attrazione della nostra agricoltura e della tipicizzazione di alcuni di essi. E in ordine a questi non c'è ombra di dubbio che io credo che un'amministrazione che voglia concretamente essere attenta a queste problematiche non può parlare di frigo macello dopo 10 anni di amministrazione, non può parlare di fatti lontani nel tempo e improbabili, deve parlare intanto dell'oggi, del concreto, dell'immediato, di che cosa deve fare per aiutare le istanze e le esigenze dei tanti allevatori e dei tanti agricoltori che lavorano prodotti che sono la caratteristica fondamentale della nostra terra, della nostra Sicilia, in questo caso dei Monti Blei e quindi di Palazzolo. Mi riferisco all'olio, mi riferisco a prodotti tipici che sono fondamentali nella nostra crescita, a quello che per noi quando eravamo bambini era un alimento fondamentale, il nostro latte, la qualità del nostro latte, forte di essere luogo di grandi allevamenti, di particolare qualità proprio per le condizioni complessive, ambientali e dell'aria, delle nostre campagne. Mi riferisco a quello che fino a ieri era un prodotto magari povero e che oggi per le condizioni dell'economia mondiale è diventato un prodotto ricchissimo, importantissimo, perché purtroppo ve ne è sempre meno. Parlo del frumento, parlo di alcuni dei prodotti fondamentali di questa nostra Palazzolo, di questi nostri Monti Blei, per i quali non ho sentito, non ho ascoltato, non ho visto, non ho neanche saputo immaginare da parte degli altri che hanno parlato, da qualunque, il mio è un discorso per, non è mai contro nessuno, ci mancherebbe altro, ma io credo che un cittadino vuole sapere: ma tu a fronte di questi che cosa pensi? Io penso che un'amministrazione che si voglia fare veramente carico di queste istanze, la prima cosa che deve pensare nel dialogo con gli allevatori, con i produttori, è quello di dire
il comune, l'amministrazione comunale, i locali dell'amministrazione comunale, i luoghi del paese, le piazze, sono il mercato dove presentare, dove vendere, caratterizzando questi prodotti per la loro qualità, la loro eccellenza, a tutti coloro i quali vogliono venire, a tutti i possibili, e sono tanti acquirenti che vengono perché sanno che quest'olio è particolare e buono, perché sanno che costa poco, tutto sommato, una macchina per la pastorizzazione del latte, e poter comprare a un prezzo che è abbondantemente quello che poi anche l'acquirente vorrebbe pagare, un prezzo modesto, un prezzo basso, non un prezzo che l'allevatore vende a un terzo di quello che poi viene perlomeno pagato quando si va in un supermercato. È evidente sotto questo profilo che un'amministrazione che voglia stare vicina alle istanze e alle esigenze si deve fare interprete di fare unire i produttori, di fare vivere la condizione del consorzio, della logica di fare sistema. Oggi, se ciascuno pensa di essere singolarmente capace di competere con un mercato globalizzato e così complesso, è fuori dalla logica. Ma a guidare questi processi economici, in modo particolare nell'agricoltura, è forte della tipicizzazione di questi prodotti, che sono tutti di grande eccellenza, deve essere un'amministrazione comunale attenta, intelligente, che deve chiamarli, che deve unirli, che deve consorziarli, che deve essere la prima a disposizione loro, che deve essere il primo partner del mondo degli allevatori e dei produttori, mettendo a disposizione il paese, l'amministrazione, i luoghi di questa meraviglia, perché diventino luoghi dell'attrazione, luoghi dell'interesse, luoghi della convenienza per chi deve venire a comprare qui, sapendo che respira quest'aria, che mangia prodotti buoni e che compra quei prodotti propri della nostra terra a condizioni e a prezzi molto migliori, che fanno bene al produttore, fanno bene alla promozione del territorio e che quindi sono sintesi di un'attenzione vera verso il prodotto e quindi verso l'agricoltore e quindi verso l'economia di Palazzolo. Sono discorsi possibili, facili, non sono cose incredibili. Ci vuole la volontà, ci vuole la capacità del dialogare, dello stare insieme, del confrontarsi, del fare capire che la logica del sistema è l'unica, la rete è l'unica cosa che può veramente aiutare, non il singolo contro i tanti o il singolo contro la globalizzazione di un mercato sempre più terribile. E io credo che questo, ne abbiamo parlato, sia anche uno dei grandi profili del programma di Salvo Guglielmino. Ha parlato, e vengo subito alle questioni connesse al turismo e all'impegno che mi ha richiesto. È chiaro, io questo impegno non soltanto intendo raccoglierlo perché ritengo un mio dovere, nel ruolo istituzionale che ricopro, aiutare un'amministrazione comunale, aiutare un paese, ma ritengo anche assolutamente una necessità, perché vedete, noi abbiamo tante meraviglie, se le hanno anche riconosciute, però credo che noi dobbiamo migliorare in tante piccole cose, in tanti piccoli servizi. Vedete, quando Salvo Guglielmino descriveva il teatro antico di Palazzolo, e lo descriveva con le erbacce, lo descriveva in una condizione di degrado e di abbandono, ora io credo che nella condizione complessiva di un'amministrazione comunale, il costo vero e proprio, eventualmente, di questo compito, al di là che sia specifico del comune o che spetti ad altra amministrazione, penso ai beni culturali, penso alla sovrintendenza, deve essere il primo punto dell'attenzione di un'amministrazione che dice: questo paese è ricco di beni culturali, ha innanzitutto alcuni di questi beni che sono i principali, che sono la cartolina fondamentale del nostro territorio. Bene, a quelli bisogna puntare innanzitutto l'attenzione e lavorarci, anche perché non parliamo di costi e risorse così incredibili nel mantenere pulito un luogo dove innanzitutto il turista vuole andare. Sono cose anch'esse fattibili e possibili, che purtroppo non sono state fatte e che quindi fanno perdere credibilità a chi oggi ancora, dopo tanti anni, vuole ancora presentarsi come capace di fare quello che magari non ha fatto nei tanti anni precedenti. Io sono qui per dire a te, Salvo, per dire a tutti voi, amici di Palazzolo, che è ovvio
che il Festival dei Giovani, il Festival che hai detto bene, il mai troppo compianto Giusto Monaco volle a Palazzo Lagrede, che comunque continua a portare tanti giovani di tante scuole italiane, europee, del Nord Africa, deve essere l'occasione della promozione del territorio. Non deve essere un fatto finalizzato esclusivamente alla recita da parte dei ragazzi che vengono a recitare la tragedia antica che hanno studiato a scuola. Non è soltanto il luogo della socializzazione tra i giovani, ma quella deve essere l'occasione della promozione del territorio. I giovani, tornando a casa, devono poter dire ai loro genitori, devono poter dire ai loro compagni: sono stato in un luogo magico, dove sono stato accolto con ospitalità, dove sono stato accolto bene, dove ho mangiato bene, dove vi è simpatia, dove vi è calore umano, dove vi è anche la possibilità, passeggiando, di vedere tante meraviglie, come quelle del barocco, come quelle quindi di inserire all'interno del circuito del barocco le meraviglie di Palazzolo a pieno titolo. E anche in questo caso, amici miei, non si fa con la singola iniziativa più o meno occasionale, ma si fa sempre in una logica di sistema, in cui non ci può essere concorrenza. Faccio l'esempio della mia Siracusa con Palazzolo. Ciascuno deve ritenere fortuna il fatto che qualcuno vada a Siracusa per poi avere opportunità di vedere un altro luogo magico come Palazzolo e viceversa, e la stessa cosa vale con Noto. O ragioniamo in una logica di sistema, essendo luogo centrale rispetto a queste tre province di Catania, di Siracusa e di Ragusa, in cui vi sono tanti luoghi magici dichiarati patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, ve ne sono tanti, l'uno a poca distanza dell'altro. Sarà mio preciso compito lavorare perché si riesca a fare sistema, ma devo trovare la giusta collaborazione da parte delle amministrazioni che comprendono il significato del sistema e della rete, che comprendono il significato di fare squadra insieme senza farsi una guerra che è perdente per tutti. Altrimenti ciascuno deve camminare con l'aiuto degli altri, da solo non si va da nessuna parte, l'economia è cambiata, è diversa. Noi dobbiamo ragionare in una logica di distretto, un grande distretto del sud-est, che sia patrimonio dell'umanità qual è e che sia quindi occasione della visita, della crescita, dello sviluppo economico di questa terra, che è fatta ovviamente di quei benefici dell'agricoltura, che è fatta di quei benefici del turismo, che è fatta, guardo l'orologio e vado a concludere. Volevo dirvi tante altre cose ovviamente, volevo dirvi, lo dico brevissimamente, mi scuso con gli altri amici che fra poco prenderanno la parola, ma non posso non raccogliere l'invito a proposito del Carnevale di Palazzolo. Ma anche qui è troppo chiaro, amici, che dobbiamo ragionare tenendo conto che vi è un principio soltanto che oggi può far crescere l'economia, soprattutto di luoghi che scontano gravi carenze infrastrutturali che sono state citate, per le quali occorre lavorare per superare i problemi che ancora esistono per la Palazzolo Noto, per la Palazzolo Ragusa, che devono consentire di superare attraverso la Siracusa Palazzolo questa ghigliottina del tratto di strada di Canicattini, e quindi luoghi che hanno già queste difficoltà possono competere sul mercato solo se hanno qualità, quella qualità che aveva il Carnevale di Palazzolo e che ha perduto, quella qualità che faceva dei carri di Palazzolo e di chi realizzava i carri veramente artistici, la condizione della tipicità, la condizione di essere nella qualità il meglio possibile, perché erano anche un messaggio vero di satira, di allegoria, di bellezza, che potevano poi essere premiati nella imparzialità, nella imparzialità. Laddove si perdono questi elementi e non c'è più la qualità, è chiaro che tutto crolla e il Carnevale diventa poi un luogo dove magari si fanno sfilare carri che sono ormai riciclati. Bisogna puntare su questo. Per quanto riguarda la mia persona e la mia rubrica, sarà sicuramente vicina a questi problemi, così come credo, e permettetemi di concludere veramente, credo che il significato di una coalizione che si presenta forte di quattro partiti, se mi permettete guidata innanzitutto dal Popolo della Libertà, abbia il significato di chi vuole fare veramente sistema,
anche all'interno di un sistema regione, di un sistema paese, in una lotta. Colpa nostra, fra poco ci sarà il comizio e la presentazione dei candidati della lista alla sinistra.